Amelie, sei stata veramente bravissima. Tu sì che sei un acquisto che vale veramente la pena. Non come quelle due cariatidi e l'altra deficiente che non me le prendo neanche alla Caritas. Veramente imbarazzante. Grazie mille. Ma lei è troppo buono. Troppo. Oh. Signor Neve. Ma che c'è? Signor Neve? Signor Neve! Baronessina! Baronessina! Eccomi, eccomi! Dai! Baronessina! Cos'è successo? Mi dici cos'è successo? Ma che ne so, stavo parlando con il signor Neve, è rimasto così. Potremmo utilizzarlo? Possiamo anche vestirlo, secondo me, con una camicia hawaiana e metterlo insieme alla mia Barbie regina della spiaggia. Ma intendevo dire cosa fatto. Possiamo fare per risistemarlo. Oltre a rubarmi la scena, sei anche noiosa. Mi spieghi bene cos'è successo? Così vedo di capire cosa fare. Auguri, l'ultima volta che ha capito qualcosa andava all'asilo. Dinosauro in carta pecorita, l'ultima volta che tu sei andata all'asilo, Troia veniva conquistata. E se l'unico aneddoto storico che conosceva non conteneva la parola Troia. Maledetta cariatide, torna nella piramide. Nulla. Oh, ma basta, che qua il problema persiste. Cosa possiamo fare per sistemarlo? Usurpatrice di femminità altrui. Altrui? Vediamo un po' cosa possiamo fare. Mi dici bene cosa è accaduto? Perché sei bloccato così? Ma che ne so, stavamo parlando, a un certo punto gli ho detto che era troppo buono, è rimasto in queste condizioni. Ecco, abbiamo risolto il problema. Non bisogna mai dire al Neve che è buono, perché lo recepisce come un insulto, tanto da bloccarsi, da fingersi morto, no? Hai capito? Ma quanto normale c'è? Senti cosa fa fare a me. Signor Neve, lei è un essere infimo, perfido, senza scrupoli. Oh, baronessina, ma tutti questi complimenti da te. Ma proprio non me li aspettavo. Quasi mi dispiace che dovrei pagare per il fatto di essere qui. Comunque, andiamo. Devo dire che negli anni però sei maturata molto cerebralmente, si vede. Celebra chi? Vabbè, comunque, grazie signor Neve, lei è troppo buono. Ma sei scema? Non sono scema, vai al diavolo! Tanto lo posso utilizzare in un altro modo. Lo trasformo in una bellissima bambola. Senti, che schifo, non toccarmi! Scusa, ma non puoi essere con Amelie. Scusa che io ho dei blackout, ma avete applaudito Amelie per il suo numero? Applaudite Amelie per il suo numero! Adesso ti porto via, vuoi dire ancora qualcosa? Sì, stavo chiedendomi proprio una cosa. Ma qua un normale c'è. Ma è simpaticissima! Noi andiamo, ciao! Ma... Una bambola! Non così contento di avere una bambola sul palco e se ne va via così. Quando giochi tu
Dovrebbe essere Draghi-lì, con la E. Perché si chiama Draghi-lì? Abbiamo una giustificazione, la Marchesa ha detto beh, perché abbiamo sempre fatto Dragabordo, Dragavù, mi piaceva mantenere l'assonanza con la A. Poi gli ho fatto vedere i 300 messaggi di WhatsApp in cui dicevo correggi quella cavolo di A e abbiamo scoperto che era semplicemente rimbecillita e ora sembra più un invito a scavare da qualche parte. Scusa, Draghi-lì per favore! Detto questo, perché mi piace sputtare la Marchesa, adesso il prossimo numero che facciamo è un numero interattivo. Se vuole il pubblico può partecipare. Avete presente quando andate nei villaggi vacanza, siete lì e non volete fare assolutamente nulla e vi arriva il tipo ehi ciao, vuoi divertirti? E l'unica cosa che rimpiangete è di non aver portato la pistola da casa. Ma lui insiste e fa dai, se non vuoi fare acqua, Jim! Ma vaffanculo, voglio prendere il sole! Facciamo il ballo di gruppo! Tranquilli, non è essere io, per fortuna. Ecco, questa parte qui dello spettacolo, abbiamo iniziato a provare questa cosa interattiva con il pubblico, ci sarà una canzone che ballerà sempre la baronessina, e nel ritornello ci siamo inventati, anche con l'ausilio di una coreografa, di cui mi sono dimenticato il nome, scusate. Poi la cito, alla fine... Sei presente in sala? Ci sei? No, allora l'abbiamo inventato tutto noi! È tutta farina del nostro sacco! E con l'ausilio del pubblico, se vuole, c'è un piccolo ritornello da fare. Io vi invito a farlo perché è molto semplice. Ora, non ci siamo preparati niente. Se c'è qualcuno dal pubblico che vuole venire, vedo già lì in fondo un personaggio oscuro, una sorta di zio Fester senza carne. Dalle nebbie del tempo... Signori e signore, un applauso! Scusate, prima chiedo di niente. Buonasera! Noi non ci siamo mai visti né conosciuti, vero?
Lei si chiama? Mummia. Mummia. Lei è nessuna parentela stretta con la marchesa, invece. Mai conosciuta. Volontaria. Di cognome. Che famiglia felice la sua. Signori e signore, un applauso a Mummia Volontaria. Io immagino che se fa la volontaria è vitale e allegra. Dunque, al di là della mummia volontaria che lo farà sul palco, mi posso chiedere una cortesia, se si riesce, un sorrisino? No, meglio sì. La postura ce la fa... No, senti, non crack, paura, no, lasci sta. Si metta a suo agio. Perfetto. Dunque. Porca miseria. Allora, il brano sarà TikTok. I passi da fare sono, durante il ritornello, sono fondamentalmente 3, 4, sì, che si suddividono in... Oh, non proviamo le mai queste cose. Non ce l'ho con lei, ce l'ho con i miei colleghi. Si suddividono fondamentalmente in orologio, fatto 4 volte e poi le do il tempo, polenta, fatto 4 volte e poi le do il tempo, sminuta, su e giù e su e giù e poi reggi e poi si riparte con la stessa cosa di prima. Ha capito tutto? Le posso chiedere una cosa? Se non lo sconsiglio al medico, riesce anche un po' a muovere il bacino? È per questo che io non mangio mai più degli spettacoli. Prego il DJ di far partire un attimo il ritornello, così vi facciamo vedere il ritmo. DJ, il ritornello di TikTok. Grazie. Non si trova. Tips. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up. Turn the night on fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock. The party don't stop now. Per fortuna sono solo 3 vittorie. Vedi? Una cosa tra me e il pubblico. No, non fa parte dello spettacolo. C'è un medico in sala. Che cazzo dico? Sono delle persone terribili comunque. Tutto bene. Allora, ha capito i passi? Li saprebbe ripetere? Beh, benissimo, adesso chiedo un attimo di farla ripartire. Voi dovete, io non la conosco, ma secondo me gli viene faticoso fare così perché è abituato a fare così. È un'idea che mi sono fatto io, non è diffamazione, dico che è un'idea, è così per ridere. DJ Tips. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up. Tonight on fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock. The party don't stop now. Provate a mettermi in piedi, chi ha spazio, perché sennò è scattata la rissa stasera. Un'altra cosa da chiedere al pubblico. Almeno un amico di un becchino, qualcuno di un becchino, non lo so. Che bello. Che mal di testa! Ripeto, potete alzare le vostre sacre terghe e provare a farlo. Io non so ballare. Lui è già tanto che... Chi ha detto si vede? Di nuovo la signora Onofrio, venga sul palco, signora Onofrio. No, è noia. Certo,
io amo la stronzaggine della persona, però un consiglio mio personale, non si metta mai in prima fila. Ormai dovete conoscere al contrario di Mummia Volontaria, lei è donna vera, giusto? Femmina vera. Mi scusi che ci sarà un po' di rispetto che non vogliamo menarla. Dovevamo fare solo due giri, io poi devo fare tutto questo. Non già più piano. Ah, non si ricorda, non si ricorda. No, guardi. Non stendi fa. Sarà brava a accendere e spegnere la roba, ma è dislessica forte. Non si stendono i panni così, viene una merda se stende i panni. E andata a testa! Ma fa il culo da dare un giorno spostato! Benissimo, siamo troppo avanti! Bene, allora, non picchiamo, ci sono quella! Mi immagini solo l'ultima volta il ritornello che signora Vera qui vuole provare! Vai! Chiedere di stendere i panni perché lei fa così, non so. Non voglio sapere come stira! Ma non si svelano certi segreti. Va bene, adesso chiedo al DJ di invece di mettere proprio il brano TikTok e noi ci mettiamo in posizione. A me fa paura però questa mia volontaria, no, perché fra un po' mi trovo senza... Sì, quando non c'è il ritornello, boh, non lo so, si muove se un po'. Se rimane ancora vivo. Dai, non mi mette il brano, mi porta una birra. Su, vieni, ballate. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Put my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking paper on my toes, trying on all our clothes. What's blowing up my phones. What?
trying to touch my junk, junk. And I smack him if he gets too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. The police shut us down, down. Bevete, scappate, tanto ormai i soldi li abbiamo ritirati. Ci vediamo con quelli che resistono per il secondo tempo in cui non ballerò. Ma mi potrei travestire. Così, ve lo lascio così. Signore e signori, a dopo. Ci vediamo. Ciao.